Bene, e allora grazie per questo collegamento, per questa chiacchierata. Quindi iniziamo. Per avermi invitato. È un piacere. Allora, Gianluca, tu sei direttore responsabile di Quattro Ruote, il mensile di riferimento nel mondo dell'automotive. Sottolineo mondo dell'automotive perché in questo giornale che ho sempre visto passare tra le mani degli appassionati di motori nella mia famiglia, in realtà non si parla solo di auto, ma affronta degli approfondimenti importanti sul nostro presente, anche per i non addetti ai lavori come la sottoscritta. E per questo oggi mi farebbe piacere, parlare con te di alcuni temi, come appunto la mobilità del futuro, l'elettrico, eccetera. Ma prima di addentrarci in queste tematiche, vorrei farti una domanda che riguarda la tua storia, ovvero qual è stata la passione che ti ha portato a iniziare questo lavoro? È stata leggendo Quattro Ruote, cioè io quando ho iniziato ad avere intorno ai 12-13 anni ho iniziato a delirare per le automobili. Chi meglio di Quattro Ruote poteva essere la fonte di informazione per un ragazzino che non poteva ancora guidare, ma che era già iper appassionato di macchine, che passava il proprio sabato pomeriggio, invece andare in discoteca con i suoi coetanei, andava nella concessionaria a raccogliere il materiale formativo, i depliant, cose che ormai non esistono più, ma all'epoca esisteva. Quindi ho iniziato a leggere Quattro Ruote, la mia passione è stata ulteriormente alimentata a far parte della storia italiana nel 1956 e, come dicevi giustamente tu, ha raccontato l'evoluzione di una società, cioè Quattro Ruote, che oggi ovviamente non è più un giornale, oggi Quattro Ruote è un sistema informativo, no? È una piattaforma media estremamente ampia perché i canali sono diventati tantissimi. Non ha raccontato semplicemente lo metto tra virgolette le macchine, cioè il prodotto. Ha raccontato l'evoluzione della società attraverso le macchine, attraverso la mobilità, attraverso le strade, attraverso tutta una serie di battaglie che sono state portate avanti da questa testata per far sì che società acquisisse consapevolezza di qualcosa che comunque incide profondamente nella nostra vita quotidiana. A proposito di società e di consapevolezza, vorrei proprio partire da questo tema perché in uno dei tuoi editoriali su Quattro Ruote ti interrogavi su come si convinca il pubblico ad abbracciare una scelta di cui non avverte l'esigenza né tantomeno l'importanza. Ovviamente stiamo parlando della scelta di acquistare un'auto elettrica e quindi apri un dibattito molto interessante per le persone come me che lavorano nel mondo della comunicazione. Perché sebbene i brand del mondo dell'automotive siano mossi dalla necessità legittima di vendere il loro prodotto, impostano o trovo che impostino ancora uno storytelling estremamente tradizionale e identico nei diversi paesi, quando invece sappiamo che ogni paese è diverso. E in comunicazione le immagini di auto che io vedo hanno lo stesso livello narrativo di 5, 10, 15 anni fa. Come mai, secondo te, è successo questo? Perché le case automobilistiche non sanno comunicare. So che ho già fatto arrabbiare tanta gente nelle case automobilistiche che lavorano nella comunicazione, tanti amministratori delegati. Io trovo che l'automobile sia al centro di un cambio di paradigma assolutamente straordinario. Cioè, questo passaggio all'elettrico, che tanto sto facendo parlare, perché obiettivamente è una rivoluzione nel campo dell'automobile. Cioè, l'automobile è nata e cresciuta per 100 e passa anni con il concetto del motore a scoppio. Adesso, improvvisamente, per tutta una serie di ragioni, alcune legittime, altre meno, alcune logiche, altre meno, sta cambiando completamente. Io più volte, nei miei editoriali, riconosco la bravura delle case automobilistiche, dei costruttori, dei produttori di macchine, di aver saputo adeguarsi a questa esigenza di cambiare prodotto, cioè di fare questo salto tecnologico. Però allo stesso tempo stigmatizzo il fatto che, siccome le case automobilistiche non hanno mai dovuto particolarmente essere brave nel comunicare, adesso che devono comunicare qualcosa che va al di là del prodotto, perché l'elettrico è un contesto in cui il prodotto è la conseguenza, ecco, improvvisamente li vedo un po' sbandare, no? Cioè, a me sembra di vedere, e non so se tu sei d'accordo, tante campagne pubblicitarie che insistentemente, ossessivamente, si concentrano sul prodotto finale, la macchina, il modello, no? Il nuovo modello, no? E si continuano a utilizzare le stesse metriche, gli stessi linguaggi, le stesse dinamiche che sono sempre state utilizzate per le macchine precedenti, chiamiamole così, no? Di quella generazione che andava avanti per 100 anni e che si vendeva da solo. Adesso non devi vendere il prodotto, devi vendere il contesto perché si fa la macchina elettrica per raggiungere un concetto di maggiore sostenibilità della mobilità. Ecco, questo
quello vedo che le case automobilistiche fanno grandissima fatica a comunicarlo. Bisognerebbe spiegare il perché l'automobile elettrica si inserisce in un contesto di maggiore sostenibilità generale. Ad oggi il passaggio all'elettrico è ancora riservato a pochi. Le auto sono oggi ancora un po' troppo costose e quindi ci vuole ancora del tempo, ma se nonostante iniziamo a vedere in giro le colonnine, i posti riservati, vediamo anche intorno a noi nelle nostre città un cambiamento della città. Però secondo te che cosa sta rallentando questo cambiamento? Allora, io non lo so se sta rallentando. Sicuramente c'è una doppia velocità. Le case costruttrici, le case automobilistiche, si sono viste costrette a fare queste macchine qua, a fare le macchine elettriche, perché se loro avessero voluto scegliere non si sarebbero mai messe a ribaltare completamente le linee di montaggio, le progettazioni, la supply chain, tutto quello che serve per fare le macchine, con tutti i rischi poi che questo comporta a livello occupazionale, non l'avrebbe mai fatto. No? Sono state obbligate dalla politica. Poi perché la politica abbia preso questa decisione è un altro tema, secondo me, estremamente complicato. Le case costruttrici, a un certo punto, quando hanno capito che le cose stavano andando in quella direzione lì, no? Siccome loro sono bravi, ma un po' stolidi, cioè sono partiti in una direzione a 300 all'ora, no? Hanno messo tutti i soldi che avevano, e le case automobilistiche dal punto di vista delle spalle finanziarie sono molto larghe, hanno messo l'enorme disponibilità finanziaria nell'R&D per sviluppare quella tecnologia, no? Cosa è successo? Che la loro velocità ha preso di sorpresa, diciamo così, quelli che invece dovevano preoccuparsi di abilitare il mercato, cioè quelli che dovevano mettere in piedi l'infrastruttura di ricarica. È come se a un certo punto questi qui, le case automobilistiche, siano partite a testa bassa, mettendo un sacco di soldi nella progettazione di questa macchina, adesso il prodotto c'è. Si sono girati, si sono resi conto che non c'era nessuno dietro che li stava supportando. Infatti io, tutti quelli che sento delle case automobilistiche, cioè i famosi grandi capi, no? No, dicono, cavolo, noi abbiamo fatto il prodotto perché c'è detto di farlo, ma la gente dove le carica queste macchine? Gli stati, i governi, i policy maker, le energy company sono state superate dalla velocità delle case costruttrici. Il problema dell'infrastruttura è un problema straordinario, perché l'infrastruttura è l'istanza abilitante dell'automobile. Cioè l'autonomia non è un problema per l'automobilista normale, no? Cioè, nessuno ha mai detto compro la macchina per fare 500 km, 600 km, 700 km di autonomia. Nessuno ci ha mai pensato, non è un problema, perché tu sai benissimo che anche quando arrivi a 20 km di autonomia del motore di bordo, ti giri un attimo e trovi all'angolo un benzinaio. Se vogliamo trasformare la macchina elettrica in un prodotto mainstream, ci deve essere esattamente la stessa cosa. Senti, parliamo un attimo di futuro e di mobilità. Il regista Fritz Lang ambientava Metropolis nel 2026 e aveva immaginato delle autostrade sopraelevate percorse da tantissime automobili. Ecco, il futuro sarà un po' diverso forse. Nello stesso decennio, quello che stiamo vivendo noi oggi, la COP26 chiede a ogni paese di presentare degli obiettivi molto ambiziosi di riduzione delle emissioni entro il 2030 per raggiungere un sistema a zero emissioni nette entro la metà del secolo. C'è una riflessione che secondo me è importante fare, che riguarda le nuove generazioni e il modo in cui sta cambiando il loro rapporto con l'oggetto automobile. La maggior parte delle persone avrà bisogno di un mezzo o di un servizio che sia possibilmente economico, flessibile, funzionale e che permetta di andare da un punto A a un punto B. Finirà veramente così? Cioè, diciamo, le auto di proprietà diventeranno un oggetto di lusso per pochi, secondo te? L'auto diventerà, ma lo sta già diventando, una commodity, no? Tant'è vero che moltissima gente non la compra più, cioè anche in un paese molto tradizionalista dal punto di vista degli investimenti finanziari, come lo è l'automobile. Qual è l'Italia? Stiamo vedendo che il noleggio dell'automobile, ovvero l'automobile concepita come utilizzo e non come proprietà, sta prendendo piede, no? Allora io posso immaginare che questa cosa qui andrà sempre più avanti nel momento in cui ci saranno una serie di step tecnologici che cambieranno l'oggetto. L'automobile non scomparirà perché comunque il bisogno di mobilità aumenta, ma non sta diminuendo. Io dico una cosa, se c'è un solo tema, interpretate quello che sto dicendo, è bastata una pandemia per capire che siamo in grado di immaginare un modo diverso di vivere. Forse, secondo me, sarebbe più efficace, piuttosto che cercare una rivoluzione di carattere tecnologico, cercare una rivoluzione di carattere sociale. Arriviamo alla conclusione. Abbiamo parlato di passato, del futuro, e vorrei tornare con te al presente per farti questa domanda, ovvero chiederti qual è la ragione dietro al tuo lavoro e qual è il motivo per cui oggi, nel settore in cui tu sei, che è il settore dell'editoria, che sappiamo essere un settore che sta vivendo comunque una grande crisi, qual è il motivo per cui oggi ancora è importante stampare un giornale?
Allora, come dicevo prima, quattro ruote oggi è di più che un giornale. Il giornale, come io dico sempre, rappresenta il custode del ruolo del marchio, no? Chiaramente l'impatto numerico all'interno della piattaforma di quattro ruote è decisamente inferiore rispetto a prima, perché nel frattempo abbiamo sviluppato i canali digitali attraverso cui distribuire la nostra formazione, la nostra comunicazione. Il giornale è la pietra angolare su cui si basa l'edificio di quattro ruote. Per forza di cose andrà a perdere la propria importanza, non il proprio valore, ma la propria importanza numerica. Detto questo, c'è un tema fondamentale, è l'informazione del consumatore. Cioè il consumatore deve essere aiutato, deve essere portato per mano, deve essere sostenuto nell'affrontare un mondo completamente diverso. Credo che ci sia ancora più bisogno in un mondo dei media dove il rumore di fondo è tale che genera confusione nella gente, ci sia bisogno ancora di voci forti, di voci credibili, di voci a cui la gente può appoggiarsi per sapere come comportarsi. Io credo che poi alla fine, se uno rimane fedele ai propri valori, se uno rimane fedele ai valori del brand, pur evolvendo, perché il mondo attorno a noi evolve, avrà sempre un pubblico che si fida di te.